Ciao, oggi vi presentiamo il secondo nostro veicolo in versione Adventure, ovvero Sunlight T69L. Significa veicolo in Adventure, una serie di caratteristiche che fanno il veicolo un po' più giovanile, un qualcosa, un prodotto tipicamente un po' diverso dal solito, non il classico bianco. E lo vediamo quali sono le caratteristiche della versione Adventure. Il colorato per il muso, in questo caso il nero metallizzato, il faro con la cornice esterna a LED, la griglia in nero lucido, ma soprattutto il cerchio in lega da 16 che ci consente di avere un camper più stabile nella guida e quindi ovviamente più sicuro. Il T69L è un camper da 7 metri e 40 centimetri con il letto centrale. Continuando con quelle che sono le caratteristiche esterne, notiamo la parete di colore grigio. Quindi abbiamo un veicolo sicuramente molto bello e interessante, ma soprattutto abbiamo quelle che sono le finestre, che sono finestre di ultimissima generazione marchiate Dometic con la cornice in alluminio e sono finestre a filo. Non ci resta adesso che continuare la nostra visita nel fianco del camper. Quello che notiamo in questo veicolo sicuramente è la possibilità di portare le bici dentro. Chiariamo subito, il motorino non è previsto in questo tipo di camper, ma abbiamo un garage davvero grande. Abbiamo anche la presa di corrente e la luce Quancoda. Inoltre, come sempre, Sunlight ci vizia dal punto di vista dell'allestimento del garage, perché ci va a inserire le due guide con i ganci per fermare il carico nella posizione che più ci aggrada. Eccoci adesso all'interno del nostro T69L su meccanica Ducato. Meccanica Ducato con quello che è a livello di optional il volante in pelle, il pomello del cambio in pelle, il cruise control e il limitatore di velocità, il doppio airbag e le cornici dei fari cromate. 2003, 140 cavalli in 6D temp. Parliamo invece di quella che è la zona giorno. Una bella dinette a L con tavolino traslabile, eccetera, e la possibilità di fare il letto. Vediamo come è estremamente luminoso e soprattutto come sono esageratamente grandi gli stipetti, già divisi in due. La maniglia è sempre, come ormai abbiamo imparato a conoscere Sunlight, in alluminio e l'illuminazione dei LED è indiretta. Nella parte alta del camper notiamo questo bel finestrino apribile, sicuramente interessante, molto molto grande. Dopodiché abbiamo sempre l'oscurante plissettato, l'oblò mini Echi 40x40 e sopra la cucina addirittura il midi Echi in 50x70. Finestre a filo con un oscurante e zanzariera marchiati Remis. Sicuramente nella dinetta L abbiamo una caratteristica estremamente importante, infatti abbiamo l'attacco Isofix per i seggiolini. Inoltre nella nostra zona giorno notiamo esserci un bel vano di stivaggio. Infatti entrambe le zone di principale utilizzo, quali la zona giorno e la zona notte, sono installate su un doppio pavimento. Ma soprattutto ci tengo a farvi notare come sia ben curato il veicolo. Infatti notiamo anche la parete anticondensa. Eccoci qui nella nostra cucina.
come abbiamo parlato prima, ovviamente abbiamo la dinetta L che si riflette nella cucina con la stessa forma. Questo ci consente di avere effettivamente una zona estremamente capiente a livello di spazio della cucina. Molto molto interessante un lavandino di dimensioni più che adeguate in acciaio inox, un bel piano d'appoggio, ma soprattutto notiamo quanto essere effettivamente bello il piano cottura che ha le griglie in ghisa che ci consentono, magari a fronte di qualche un piccolo pagamento a livello di peso, di ottenere una robustezza e soprattutto una durata nel tempo estremamente maggiore. Sotto il piano cottura abbiamo quelli che sono i vari sezionatori e una presa a 12 e a 220. Tutta la zona sotto al piano cottura inoltre è composta da cassettoni. Le strutture dei cassettoni sono in alluminio e ovviamente le guide sono completamente frenate. Nella parte alta della cucina abbiamo sicuramente una bella zona come stipetto molto molto capiente, che possiamo notare già diviso in due. Intorno alla finestra della cucina vediamo anche una bella cornice. La colonna frigo, partiamo dal basso con questo spazio effettivamente molto molto capiente che ci consente due cose. Infatti ci permette sicuramente di avere uno spazio, ma soprattutto di avere un frigorifero ad un'altezza più che adeguata. Il frigorifero è un Thetford in versione trivalente, modello N175 da 167 litri, in versione ovviamente come da caratteristica moderna automatica. Interessante, sopra il frigo in posizione estremamente comoda notiamo la centralina di comando del veicolo della Shout e il comando della stufa combi. Infatti il riscaldamento è un combi in versione 6000 e in versione gas. L'ultimo spazio è un bel vano dedicato alla televisione, con già la sua staffa che ci consente di vedere addirittura la televisione dal letto posteriore volendo, o comunque nella zona giorno. Eccoci qua adesso in quella che è la zona posteriore del camper. Bagno e doccia e zona letto. Notiamo subito questo ampio passaggio dedicato a chi ha magari un po' meno mobilità, ma soprattutto a chi necessita di avere uno spazio un po' maggiore rispetto a quei classici corridoi. Come notiamo sempre, abbiamo il doppio pavimento che non va assolutamente sprecato, infatti viene utilizzato con questa botola che notate essere estremamente capiente. La doccia che si dice a vano aperto. La doccia a vano aperto, come dicevamo poco fa, ci consente il passaggio, ma sicuramente interessante è notare che abbiamo una fantastica pedana in legno, in quello che si chiama compensato marino, e soprattutto il fatto di adottare il doppio scarico. Il bagno è dietro questa porta con maniglia in alluminio, e cosa notiamo? Sicuramente l'ampio spazio, ovvero abbiamo davvero tanto spazio di stivaggio. Quella colonna ci consente di avere veramente molti dei nostri oggetti chiusi al sicuro, perché abbiamo addirittura 5 ripiani che creano 6 vani separati. In più sotto il lavandino ancora uno spazio utilizzabile. Il bagno è un Thetford con cassetta C250, quella classica moderna con le ruote, e non ci facciamo nemmeno mancare la presa di corrente a 220. Non dimentichiamoci che sia il bagno che la doccia sono muniti del loro oblò indipendente per smaltire l'umidità e la condensa.
Passiamo adesso al letto. Molto spesso i letti di questa tipologia sono estremamente rastremati. Questo invece è un letto che, avendo la doccia a vano aperto, consente di avere questo piccolissimo angolo sul fondo. È un letto che addirittura possiamo anche, a nostra scelta, se ci serve, prolungare. Tu sotto viene completamente sfruttato a livello di armadiatura. Sicuramente sempre molto importante quando noi affrontiamo i nostri viaggi è riposare bene. Riposare bene si ottiene se abbiamo un buon materasso come questo e soprattutto l'applicazione di una serie di accorgimenti, quali ad esempio quella della doppia parete. A fianco del materasso sicuramente abbiamo due armadietti veramente ben studiati. Infatti gli armadietti hanno dei semplici accorgimenti che evitano il muoversi dell'abbigliamento, delle giacche, e in più hanno un ripiano e ogni armadio ha la sua illuminazione. La testiera del letto ha sicuramente un bel utilizzo con una luce indiretta, e in fondo invece possiamo scoprire due belli spazi. Nelle abat-jour è già prevista in ogni singola abat-jour la sua presa USB. Non ci resta adesso che salutarci. Prima però ricapitoliamo quelle che sono le sue caratteristiche. 7,40 m di lunghezza, veicolo con letto centrale montato su Fiat Ducato 140 cavalli, su cerchio in lega da 16, cabina di colore nero allestita al massimo di quelle che sono gli optional attualmente disponibili, con carrozzeria grigia. Il tutto per 48.290 euro a partire da. Significa che è un qualcosa che noi, senza nessun anticipo, possiamo comprare con circa 450 euro al mese. Non ci resta quindi di venirlo a scoprire da Evo Camper Novi Ligure. Ciao!